Meravigliosa, per usare un aggettivo che ha detto poco fa Monsignor Bressan, però è una scoperta che si inserisce in una linea d'Arianna che senza dubbio è fra le linee portanti del Trento Film Festival. Mi piace sottolineare in questa occasione il fatto che quest'anno abbiamo stipulato un'alleanza col Giffone Film Festival, che è il numero uno nel mondo per i film per ragazzi. Faremo un percorso di montagna che saremo noi a curarlo insieme alla sezione del CAI di Salerno a Giffoni, e loro un altro anno ci restituiranno la visita in termini positivi. Credo che questo osmosi fra nord e sud sia senza dubbio necessario e sia una risposta concreta che viene dai giovani ai messaggi che il Presidente Napolitano continua a farci in questi giorni. Grazie Presidente. Lorenzo Dell'Ai, presidente della provincia, è un uomo di montagna, deve sapere che le classi che si alternano da 8 anni hanno individuato 61 diversi mestieri della montagna, da cui sono nati giochi, interviste, un gioco del Salvanel, la chiappa mestieri con le formichine di Vettori. Ecco, cosa si prova entrando qui al parco? Ma è una cosa, una sensazione molto positiva e io sono molto contento di questa iniziativa, sono contento che sia arrivata all'ottava edizione e quindi ringrazio molto l'Arcivescovo che ci ospita e i promotori di questa manifestazione. Il pensiero spontaneo che mi viene è questo, ci aiuta a far capire questa manifestazione che è giusto parlare delle montagne dal punto di vista dell'ambiente, della natura, è giusto preoccuparsi se i grandi cambiamenti mettono in discussione l'equilibrio naturale che caratterizza le nostre montagne, ma dobbiamo anche sempre sapere che non esiste montagna senza l'uomo e dunque senza la vita culturale, le tradizioni, ma anche la vita economica. Questo riferimento agli antichi mestieri è importante anche per questo. Ed allora se c'è emergenza, ed è giusto che ci sia, per l'equilibrio ambientale a livello planetario, ma anche per noi, ci deve essere anche emergenza per l'equilibrio umano della montagna. Dobbiamo preoccuparci del fatto che oggi sia sempre più difficile vivere sulle nostre montagne, lavorare sulle nostre montagne, soprattutto per i ragazzi e per i giovani. Forse noi qui in Trentino, in Sud Tirolo, sentiamo meno questa emergenza, ma se diamo un'occhiata all'arco alpino troviamo intere zone che hanno subito spopolamento. Allora questo richiamo io penso che sia importante proprio nell'ambito del Film Festival, che proietta le immagini straordinarie delle montagne, ma ci aiuta anche a riflettere sulla vicenda umana dell'uomo in montagna. Mi pare un segnale importante sul quale dobbiamo riflettere tutti ed è veramente molto bello che i protagonisti di questo evento, come lei ha ricordato, siano i ragazzi che rappresentano un po' anche da questo punto di vista una speranza di futuro anche per i nostri piccoli paesi, per le nostre montagne, e qui bisogna veramente che facciamo uno sforzo di grande fantasia, perché bisogna trovare qualche cosa anche di nuovo da proporre. Ecco perché antichi mestieri della montagna da un lato, ma investimento forte sulle nuove tecnologie, non sono due facce della stessa medaglia per me, per un trentino che vuole essere legato alle tradizioni, ma anche non essere prigioniero del passato, ma guardare al futuro anche dal punto di vista delle forme di lavoro. Grazie Presidente. Accanto ai